Buonasera a tutti, stasera sono in versione single in quanto Marco ancora non ci ha raggiunto, è una riunione con la squadra della Romanese dove la Baccanelli fa parte della presidenza, insomma, e Marco ci rappresenta. Quindi comincio io, insomma, vi mostro un po' di vetture, di nuovi arrivi, abbiamo parecchie cose da vedere insieme. Innanzitutto voglio rispondere alle domande più frequenti, quelle ad esempio che mi vengono poste: come mai avete più Ford adesso che Fiat, che Alfa anziché FCA, insomma. In questo momento la storia bene o male la conoscete, però ve la riassumo: mancano materie prime, le vetture si fanno molta fatica le fabbriche a produrre le auto che vengono richieste, in quanto le materie prime sono andate alle stelle, i semiconduttori che vengono per lo più dall'Oriente vengono fatti pagare 10 volte tanto, quindi costruire una vettura anche per le case madri è diventato difficoltoso e spesso controproducente. Quindi, non avendo vetture nuove e già quindi venendo a mancare un canale, viene a mancare anche il secondo canale, che è quello che per noi è sempre stato più importante, delle vetture usate, delle vetture chilometri zero, quindi le auto che arrivano dalla casa e che vengono sostituite da vetture nuove che vengono prodotte. Cioè abbiamo ad esempio i noleggi che non ci cedono le vetture, non arrivano attraverso il canale dello stock locator dove avevo sempre acquistato le auto anziché a Mirafiori Outlet, e sono vetture tutte che dovrebbero rientrare dai noleggi, ma i noleggi non danno le vetture indietro perché ovviamente non arrivano ancora le vetture nuove. Insomma, un po' un cane che si morde la coda, e quindi abbiamo tutti quanti difficoltà nel trovare vetture. A quel punto cosa fare? O restiamo senza auto oppure copriamo il fabbisogno un po' con FCA, con le famose vetture aziendali, quello che riusciamo a trovare, e un po' con quello che siamo riusciti a trovare invece sul mercato libero. In particolare Ford, abbiamo trovato una buona collaborazione con Ford e stanno arrivando parecchie vetture che ci danno anche grandi soddisfazioni. Cominciamo quindi a vedere qualcosa. Abbiamo ad esempio le famose Fiesta, in questo caso le vediamo in due versioni, la 3 porte e la 5 porte, sono delle versioni plus diesel, 1585 cavalli, con 49.000 km la prima, 70.000 km la seconda, quindi usati con un certo chilometraggio, però garantiti, tagli andati e sistemate, come vedete, come rimesse completamente a nuovo, ma sono passate in carrozzeria per fare sia la lucidatura che la pulizia degli interni. La prima viene 13,5 più passaggio, la seconda viene 12,4 più passaggio. Allora, ci chiedono le Giulia, adesso arriviamo anche a quelle, pure lì non abbiamo molto materiale da mostrarvi purtroppo, però qualcosa riusciamo sempre ad avere e ci arriviamo perché sono dall'altra parte del salone, quindi vedremo di vederle insieme tra pochi minuti. Intanto continuo con la scarrellata di Ford, qui ad esempio c'è la Ford Kuga del 2018, 1520 cavalli business, 50.000 km, anche qui come vedete sistemata a nuovo, sterilizzata negli interni e tutto quanto, questa viene invece 18.900 euro più passaggio, è una versione business, perciò media accessorizzazione con tutti gli accessori più importanti presenti sulla vettura. Andiamo oltre, qui abbiamo delle EcoSport che sono un piccolo SUV molto, molto carino, molto spazioso, che permette di avere in pochi metri di vettura molto spazio grazie a una seduta verticale che permette di occupare meno spazio chi sale a bordo occupa meno spazio, perciò lascia un po' più spazio poi per il bagagliaio e quindi riusciamo in pochi metri appunto a concentrare tanta praticità. È una vettura tipicamente adatta alla famiglia anziché ai giovani, insomma, tablet come adesso ormai
va su quasi tutte le vetture, un tablet bello grande dove si può applicare poi l'Apple CarPlay, quindi collegare il telefono, vedere tutte le app più importanti, tra le quali il navigatore, che si può collegare appunto, e vediamo il navigatore del nostro telefonino, cosa molto importante in quanto sul telefonino è sempre aggiornato, mentre invece quelle delle vetture sono soggette all'abbonamento, quindi se uno non fa l'abbonamento dopo qualche anno comincia ad avere dei problemi perché il navigatore non è più aggiornato. Andando oltre abbiamo C-Max, un'altra vettura un passo sopra la Fiesta, una vettura piuttosto spaziosa, è bella anche questa, adatta alla famiglia, adatta agli spazi necessari per la famiglia. Vediamo il bagagliaio, magari qui cominciamo ad andare su vetture dove lo spazio è parecchio, insomma, vedete che ho un bel bagagliaio profondo, la possibilità di abbassare i sedili, di regolare anche la profondità dei sedili, quindi recuperare spazio all'interno dell'abitacolo in base a quante persone sono a bordo. Ecco qua, arriviamo alle vetture un po' più accattivanti sotto l'aspetto sportivo, insomma, la nuova Focus, che è molto 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 bella, una linea sportiveggiante, però senza sempre tenendo dando importanza comunque alla praticità, agli spazi interni necessari per vetture, anche per chi l'acquista per la famiglia, insomma, è molto versatile. Infatti qui vi faccio vedere pure qui il bagagliaio, se passiamo qua dietro. Vedete che anche pur avendo una linea sportiva, pur stringendo dietro, quindi avendo una linea accattivante, lo spazio non manca. Ecco qui, vi mostro invece questo modello di uomo molto... Ciao a tutti! Ciao Fabio! Ciao, ciao! Siamo sempre insieme ultimamente, ieri domenica ieri, aperto e tutto. Ormai ci vediamo più tra noi che le nostre mogli, insomma. Sono appena tornato dalla cena della prima squadra della nostra calcistica romanese, la squadra di calcio di Romano di Lombardia, dove siamo dirigenti e sponsor, e sono arrivato un quarto d'ora di ritardo, 10 minuti di ritardo. Dove eri arrivato? Nessun problema, stiamo mostrando le Ford, ho spiegato perché sì, abbiamo così tante Ford, perché purtroppo il mercato in FCA è ridotto, quindi abbiamo dovuto ampliare, esatto, le richieste, però con grande soddisfazione abbiamo scoperto qualcosa che tutto sommato avessimo scoperto prima, sarebbe stata una bella cosa. Saluto Marco Aurelio Rovetta che dalla regia mi saluta, lo saluto anch'io molto calorosamente, veramente, grazie di tutto. E andiamo avanti con il discorso Ford, eccola qua, purtroppo è bianco e nera, però vabbè, dai. Bellissima macchina, 1.500 diesel, 100 cavalli ST-Line, che sarebbe la versione sportiva di Ford, dai una carrellata Marco, del 2018 aprile, con soli 51.500 km, a 18.900 euro compreso il passaggio. Signori, 18.900 euro avete questo prodotto. Guarda i cerchi in lega. EcoSport, grande soddisfazione. Piccolo, medio SUV che va bene a tutte le famiglie, a tutte le donne, a tutti gli uomini. È veramente sensori davanti, sensori dietro. È una vettura molto, molto, molto richiesta. Per completare la scarrellata di Ford abbiamo qui invece la Focus nella versione station wagon, quindi qui abbiamo un'altra 5 porte, mentre qui una station che ha un bagagliaio enorme. Se siete dei serial killer e volete spazio dove mettere le vostre vittime, qui ce ne stanno almeno 3, perciò avete veramente grande spazio. La vera station wagon americana. Ripeto, abbiamo Ford, abbiamo tutte le vetture che possiamo avere nel salone, manca il prodotto, ma noi siamo pieni di prodotto. Ovviamente il piazzale si svuota perché alle 5 di sera è impossibile far vedere le vetture ghiacciate, bagnate con la nebbia, ne mettiamo dentro più possibili anche per un discorso di far provare cura cliente, di cura dell'auto che il cliente tocca con mano. Ecco lo spettacolo degli spettacoli, è arrivata stasera,
vettura che penso di essere uno dei pochi in Italia ad avere una Puma in pronta consegna. ST-Line, versione X, che sarebbe la versione cross, la versione alta della Puma, hybrid benzina, 35.000 km, veramente una macchina spettacolare, possiamo chiamarlo rosso Bordeaux, Aragosta, con il tetto nero, hybrid benzina, 23.500 euro più il passaggio, con 24.100 avete questo tipo di vettura. Vettura veramente che avevo vendute un sacco chilometro zero aziendali, vettura molto robusta, vettura solida, sembra una piccola Macan, è una macchina veramente che diventano matti tutti. Pronta consegna, dopo il libretto non si sa se arriva per fine anno, per iniziare, perché ovviamente siamo sotto le feste e è un po' un casino, però basta chiedere che noi vi facciamo sapere subito se possiamo anche per delle ditte o altre cose intestarla entro l'anno. Questa è spettacolare. Questa è veramente mostruosa. Anche qui rosso e nero non è che ti piaccia molto come abbinamento, però vabbè. Per questo proprio deve essere... è un rosso metallizzato, dai. Ecco Marco, vieni. Questa per me è una delle vetture più intelligenti e più bella. La nuova Ford Kuga del 2020, 225 cavalli e non paga superbolo perché non è 250, ST-Line versione X a soli 7.090 km, è quasi un chilometro zero, quasi un chilometro zero, sempre hybrid benzina con il discorso, Marco viene a vedere, della ricarica. È una plug-in. Parla tu della plug-in che... Allora, plug-in, come già spiegato altre volte, ma lo spieghiamo a chi non c'era, è una, la possibilità di ricaricare la vettura, quindi abbiamo due motorizzazioni fondamentali, entrambe ospitate in una sola vettura, abbiamo il motore benzina tradizionale e il motore elettrico, fondamentalmente indipendenti, diciamo che il motore a benzina ricarica il motore elettrico, ma possiamo ricaricare il motore elettrico anche da casa, anziché da una stazione di ricarica che ormai stanno crescendo un po' ovunque. Quindi abbiamo la possibilità di far funzionare la vettura quasi sempre in elettrico, hanno un'autonomia di circa 80 km, quindi se uno non lavora a 80 km di distanza e ha un posto di ricarica sul posto di lavoro, arriva, ricarica, torna a casa e ricarica di notte e riparte sempre in elettrico, quindi adatta soprattutto a chi non fa tantissimi chilometri e che magari percorre sempre le stesse tratte sapendo dove andare poi a ricaricare la vettura. Domanda, se io non faccio la ricarica, mi dimentico di fare la ricarica, posso andare a casa con il discorso benzina? Assolutamente, il motore quando la carica è finita la vettura funziona in benzina, quindi non si rimane mai a piedi, il dubbio anche lecito che molti hanno, dicono vabbè poi quando finisce l'elettricità dove vado, se non ho un punto di ricarica a due passi sono rovinato. In questo caso finisce l'elettricità, si va a benzina, si arriva a casa, poi si mette sotto carica. In più questi due motori possono funzionare anche insieme, quindi se io premo al massimo la richiesta di potenza i motori si abbinano, gemellano insomma e funzionano insieme, dando il massimo della potenza. Gemellano, mi è uscito così adesso. 225 cavalli, non è poco. Ci dovrebbero essere 180 di motore. Esatto, e il resto è dato dall'appoggio elettrico. Benissimo. Continuo a chiedere Giulia, quindi passerei andiamo a vedere al nostro vecchio amore, non è attuale amore. Purtroppo, come dicevamo, non è così facile riempire il salone di un solo marchio, quindi dobbiamo poi ampliare la nostra offerta. Però qui batte sempre il cuore. Questa è una Giulia 2.2, 160 cavalli, che c'è tra l'altro stata chiesta pochi minuti fa da un ascoltatore, Executive AT8 diesel, a 18.000 km e 34.500 euro più passaggio. Chiaramente cambio automatico, 8 rapporti e chiaramente parliamo di una vettura dell'ultima versione, quindi con già il tunnel modificato, con sospensioni. Sospensioni modificate, gli ADAS di sicurezza implementati e resi ancora più efficienti, quindi la vettura riconosce una vettura davanti ferma, una persona che attraversa e frena, prima da alcuni avvisi, poi se uno si è addormentato o è impossibilitato a frenare ci pensa la vettura, quindi
massima tecnologia. Esatto, e si salvano veramente situazioni che possono essere potenzialmente drammatiche. Quindi abbiamo in questo caso una versione full optional con ruote in lega maggiorate, l'interno come vedete pelle e tessuto, il tunnel come dicevo modificato, si riconosce in particolare dalla bandierina al primo colpo d'occhio, insomma quello che balza all'occhio è la bandierina dell'Italia vicino al cambio automatico, il volante multifunzione e tutto quello che è già di serie sulla vettura, insomma parliamo di una full optional a tutti gli effetti. La Maserati col marchio Alfa Romeo, questa è lo spettacolo degli spettacoli. Questo colore è veramente, con la nebbia siamo a posto. Vettura GT Junior, versione speciale di Alfa Romeo, versione speciale serie limitata, vettura di Stelvio 2021 modello, 2210 cavalli, ripeto GT Junior, diesel, edizione speciale a 59,9 più PT, siamo sui 69, una roba del genere, dai 75.000 circa costerebbe la macchina. Sono già quasi 15.000 euro di sconto, È su base veloce, quindi parliamo di una versione già full optional di suo, con tutti gli elementi sportivi della veloce, con in più tutti gli accessori che si possono aggiungere, come appena firmato abbiamo il cruscotto coperto in pelle con la firma GT Junior, che è una serie limitata, quindi finite queste non ce ne saranno altre. Abbiamo i sedili in pelle regolabili, che peraltro sono di serie sulla veloce, avvolgenti. Abbiamo i cerchi da 21 che sono enormi, sono bellissimi, e i cristalli oscurati e quant'altro. Insomma, diciamo che la vettura poi ha tutti i contenuti tecnologici, tutti i pacchetti di sicurezza, è già tutto incluso, insomma è una versione full option, non si può aggiungere altro perché ci sono tutti gli accessori. Questa vettura in un tempo potrà essere ancora valutata come macchina veramente di serie limitata. Abbiamo la sorella che sarebbe la veloce bianca, questa praticamente è una chilometro zero se non erro, sì, qui ci vogliono 60 giorni per i documenti perché si sa un mese e mezzo per i documenti che stanno arrivando, 210 cavalli 2021 chilometro zero a soli 53.900 più passaggio, con 54.9 avete questa vettura col tetto apribile che è introvabile ultimamente una Stelvio. Ne abbiamo due identiche, questa che ha bianca con gli interni rossi e quella di là che è invece grigia con gli interni neri. Ecco, per farvi capire, l'ultima Stelvio che abbiamo venduto è a Viareggio, sì. Cioè da Viareggio qua non c'era una Stelvio in pronta consegna, quindi chiamate sempre perché magari un finanziamento viene respinto, la macchina si libera, oppure troviamo con i nostri canali altre vetture, c'è sempre qualcosa. Ovviamente è molto cambiato il mercato, siamo in un momento di confusione totale, ma noi scaviamo sempre nella miniera per trovare auto, quindi è il nostro lavoro principale la mattina, trovare vetture. Abbiamo poi dietro di te Marco c'è una versione usata, diciamo con pochi chilometri, quindi abbiamo un'offerta di Stelvio che è a 360 gradi, passiamo dall'usato al chilometro zero fino al nuovo, quindi veniteci a trovare se avete bisogno, se siete aziende, avete bisogno di intestare la vettura nell'anno, abbiamo la possibilità di darvela. Ci sono anche alcune altre vetture nuove che ci hanno appena assegnato, significa che sono completate e quindi arriveranno nell'anno. Ci dice dalla regia, ci confermiamo che la vettura, Marco Mare dà una carrellata sul tetto della vettura, al tettino. Sì. Tetto apribile, quello, cioè non è il tetto apribile quello completo, attenzione, non è solo il buchetto nel tetto. Questo può essere messo trasparente, in cristallo, esatto. Chiuso ma in cristallo, quindi vedere fuori, oppure aperto, inclinato, oppure aperto all'indietro. Purtroppo non sono configurate all'inizio per evitare che si scarichino le batterie e così via, i servizi della vettura come il navigatore e tutto quanto non funzionano, non possiamo farlo vedere, però si apre in più posizioni, in tre posizioni principali e a più scatti, insomma, quindi è veramente... È un accessorio di circa 2.500 euro che questa vettura ha. Marco, seguimi. Guarda, tanto che siamo qui, guarda Marco, visto che stasera c'è grande festa in giugno, postiamo anche questa così. Stasera non... voglio di parlare. No, più che altro, poi arriviamo là in fondo, torniamo qui per vedere la Giulia. Questa è l'ultima chilometri zero, una sprint bellissima, grigia con
con le pinze gialle, ed è l'ultima chilometri zero disponibile, quindi anche qui se avete bisogno dell'auto noi ce l'abbiamo, veniteci a trovare. Viene 42.500 euro più passaggio, ma credo che si possa anche dire, esatto, il passaggio per questa serata. È una 2.2 190 cavalli versione sprint. Partiamo dalla, andiamo dalla famiglia Jeep, che secondo me è un gran marchio. Questa è una Renegade, secondo me spettacolare. Guarda l'interno, Marco, interno bianco, colore grigio finanza, lo chiamo io perché assomiglia molto al grigio della... veramente spettacolare l'abbinamento. Quando vi vedono arrivare battono gli scontrini tutti. Esatto. Poi abbiamo il tetto apribile anche qua, Marco, per fare una carrellata. 9.350 km, signori, stiamo parlando di vetture quasi chilometro zero del 2020, 1.390 cavalli hybrid benzina, stesso discorso della Kuga che abbiamo parlato prima, a due motori, un elettrico e uno benzina, a soli 34.500 euro più passaggio. Con 35.500 avete questo spettacolo di vetture. Full option, termo in pelle. Vi posso garantire che il salone era pieno di Compass, pieno di Renegade, nell'arco di 10-12 giorni sono state tutte vendute. Ma ripeto, in tutta Italia, perché ormai il cliente guarda su internet, guarda dove ci sono le offerte migliori, vengono da tutte parti d'Italia per comprare la vettura qua da noi. Ed è una grande soddisfazione perché veramente abbiamo tanta richiesta. Diciamo che il mercato è migliorato, infatti anche ieri che era domenica abbiamo fatto parecchie vetture, non mi piace dire il numero perché non voglio fare quello che è bravo solo lui, però veramente stiamo facendo di tutto e stiamo vedendo un piccolo miglioramento nel discorso di ripresa. Sì. Adesso, purtroppo c'è stato un momento anche di confusione, il Covid lascia un po' di confusione nelle sue spalle. Però dai, però adesso un piccolo miglioramento, un po' di miglioramenti stiamo vedendo. Ripeto un'altra cosa, un altro lavoro che stiamo facendo: noi compriamo auto ovviamente ai prezzi che abbiamo un'asta che paga le macchine abbastanza bene, non vogliamo neanche noi dirvi che vi diamo la vostra macchina chissà che cosa, però il giusto e qualcosina in più. Noi compriamo auto, stiamo adesso preparando anche dei cartelli fuori nella recinzione, che sarà il nostro lavoro, che chi in difficoltà, chi vuole vendere la vettura, chi vuole venire da noi anche per capire cosa può valere la sua macchina, viene da noi gratuitamente, gli possiamo dare l'offerta della Baccanelli S.p.A. senza bisogno di andare in internet, di avere contatti con persone magari anche poi sgradevoli, insistenti, senza contare quelli che poi finiscono con non pagare o roba simile. Qui da noi trovate la massima serietà e i prezzi giusti, insomma non spariamo, esatto. Cifre assurde, ma le paghiamo, però ed è importante. Il cliente arriva, facciamo una valutazione, abbiamo proprio un'asta importante, 10 minuti gli offriamo un caffè, tanto vede il nostro showroom, in 10 minuti gli diciamo quanto vale la sua vettura, senza costi. Dopo, se vuole vendere la macchina bene, altrimenti ha visto lo showroom della Baccanese. A proposito di ibrido plug-in, oltre alla Renegade abbiamo anche la Compass. Compass è la stessa tecnologia, perciò anche qui due motori, la possibilità di ricaricare a casa, quello che abbiamo già spiegato prima. E questa qua è una Compass ibrida, appunto. Tra l'altro l'hanno chiesta a Chiari, vi ricordo che abbiamo una sede anche a Chiari, che è la gemella di questa, quindi venite a trovare, se siete più comodi lì. Troverete Lorenzo e Simone che vi offrono un bel caffè e vi fanno il preventivo. Questa qua, dicevo, mi ha chiamato prima Renzo, se gli facciamo poi arrivare, quindi da domani la troverete a Chiari. Ed è una 240 cavalli, quindi qui ancora più potente, sempre motore benzina più elettrico, e viene 38.500 euro. Si tratta di una S, quindi una full option, introvabile, cioè su tutto, cambio automatico ovviamente. Questa è la mia preferita, non gli davo un centesimo a questo progetto di auto perché dico è tutta elettrica, magari in Italia non va, non stiamo dietro a venderle. L'ultima è venuta sabato mattina, questa è una Cabrio 500e, veramente una soddisfazione dietro l'altra, vettura che è bellissima, chi la prova rimane innamorato perché è velocissima, è elettrica completamente e in più è 360 km, quindi questa è un chilometro zero, ho 30.500 euro per il passaggio.
Ho fatto un calcolo in 7-8 anni tra parcheggi che non si pagano, benzina che non si fa, bolli che non si pagano, multe, che anche quelle, io vado 10 volte a Milano a vedere le partite, 10 volte prendo una multa, con questo ovviamente non si prende perché è al massimo della tecnologia, è al massimo del green, giusto? Ecologia, sì, esatto. A 31.000 euro scarsi avete questa vettura. Questo va. Ovviamente si può anche risparmiare andando sulla versione non cabrio, però si fa un figurone, ma c'è sempre la versione, che anche lei so perché, in questo colore poi eccezionale. La macchina di Sauro. Sauro vuole questa. Saluto Sauro, il nostro collega, il nostro venditore. Qui con 2000 km, quindi parliamo sempre di vetture fondamentalmente chilometri zero, andiamo a 26.500 euro per una bellissima 500 elettrica. Ne abbiamo anche un'altra, se non sbaglio, che è sui 24.5. L'ho veduta io sabato mattina. Sì, non l'abbiamo più. No, ho veduto a chilometro zero, perdon, quella che era colore acqua, colore aria. Sì, sì, ce n'è ancora una, hai ragione. Passiamo dalla tua vettura preferita, la vettura delle donne. La vettura delle donne, ragazzi, questa qui. L'ultima! Fa impazzire le donne. È una Y, 1269 cavalli, gold, abbassato di 1000 euro il prezzo per la diretta, del 2020, viene 12.700 euro più passaggio. Ovviamente parliamo di vetture aziendali con qualche chilometro, ma comunque rimessi completamente a nuovo, nel senso che facciamo passare a lucidare, a fare sanificazione degli interni e quant'altro, insomma, come potete vedere la macchina è come nuova. Calcolate Marco, grazie del primo piano, finanziamenti agevolati, finanziamenti con furto incendio, antivandalici, cristalli, conducente, tutto all'interno della rata, voi dovete fare solo l'RC auto e basta. Non siete obbligati a fare il finanziamento con noi come tante concessionarie, che se fate il finanziamento il prezzo è quello, se non lo fate 2000 euro di aumento, noi no, noi se il nostro finanziamento va bene? Ok. Se la vostra banca fa un tasso migliore, andate pure dalla vostra banca. Tanto non ve lo fa. Esatto. Noi vendiamo auto, non vendiamo soldi. Però credetemi che con i nostri tassi, come tu dicevi poc'anzi, è veramente quasi impossibile che il cliente vada da un'altra parte. Esatto, vediamo dei tassi molto bassi. Questa è la sorella della Cuga Hybrid, questa è diesel, per l'amante del diesel, 1520 cavalli, versione titanium, 1100 km, praticamente anche qua macchine preparate, curate e quant'altro, quasi un chilometro zero, a 27.500 euro per il passaggio. Abbiamo dalla regia con il nostro grande amico della Giulia, ovviamente consiglio di venire presso la concessionaria perché ovviamente in una diretta dovremmo fare delle trattative un po' così, dobbiamo sedersi, fare due prezzi giusti, ovviamente il signor Robetta venga da noi, che proverà anche la vettura, che noi facciamo provare tutte le vetture perché chi prova un Alfa Romeo prova veramente una cosa importante come tutte le altre vetture, ci sediamo con un bel caffè e facciamo un preventivo come si deve, perché giustamente vogliamo dare servizio adeguato, non si può fare purtroppo in una diretta, però basta chiamare domani mattina dopo le 9 che fissiamo subito l'appuntamento senza problemi. Ecco, vi ricordo inoltre che abbiamo i noleggi che stanno diventando sempre più importanti. Ma sta andando bene il progetto noleggio. Abbiamo il nostro Alberto che segue i noleggi e che vi fa qualsiasi vettura, che voi vogliate una tedesca, una coreana, qualsiasi macchina insomma vi interessa, venite da noi, a parte che lo facciamo anche se lo volete acquistare, quindi vi interessa una Volkswagen, venite da noi, vi interessa una Volkswagen, esatto, una Ford o qualsiasi vettura nuova vi interessa, veniteci a trovare, se siete comodi e vi fidate di noi, ci pensiamo noi a trovarvela, è a un prezzo sicuramente competitivo. Ma a parte questo siamo molto specializzati ormai nei noleggi, dove troviamo veramente, dove riusciamo a trovare il canone adatto ad ogni esigenza, quindi contattateci e vi metteremo in contatto con Alberto che poi vi dà tutti i dati necessari per poter ragionare e approfondire approfonditamente di questo discorso. Il mio sogno era che questo posto diventava il centro commerciale dell'auto e non è un demerito ma è un grande pregio, ok? Noi saremo... Volete una vettura? Noi avremo tutte le vetture che voi desiderate, dalla piccola alla grande alla media. Ci vuole del tempo, ci vuole strutturare un attimino il tutto, ci vuole un po' di pazienza perché il momento non è dei migliori, ma noi stiamo lavorando per arrivare nel 2023, esatto, diciamo, con un discorso serio
e nel frattempo abbiamo qua diverse macchine veramente importanti e ci divertiamo anche perché siamo entrati in nuovi mondi, siamo entrati in nuovi clienti, perché io il cliente Ford non l'ho mai visto ed è anche simpatico. Ho visto anche altre praticamente realtà come questa bellissima, stupenda, che l'ho vista stasera, l'ho provata, veramente una vettura meravigliosa a soli 23.500 euro con 6.773 chilometri. Ricordiamo che noi mettiamo i chilometri in fattura per far capire che sono originali, eh? Si chiama Captur, 1100 cavalli Intense, benzina e GPL, quindi con la vettura con 1100 cavalli sono tanti. Eh? Oh, pardon, sai, non ho ancora mangiato. 100 cavalli GPL a 23.500 euro. Ah, che bella questa vettura! Tanto bella, sì, compatta. Anche qui abbiamo la possibilità di abbassare i sedili, avere un po' più di spazio. Poi si aprono tutte le serre. Incredibile. Un bel bagagliaio, bello profondo, e anche qua la possibilità di abbassare i sedili e quindi di avere più spazio poi internamente. L'abbiamo appena lavata, infatti gocciola tutto. La Star della Ford, la Age. Questa si chiama Age Vignale, 2240 cavalli diesel. Una vettura spettacolare, anche qua con tetto apribile, tetti apribili veramente di ultima tecnologia, non è, ripeto, il rettangolo di una volta, ma è il vetro che scompare. Poi tutti si aprono, abbiamo, è incredibile, guarda che apre, un bagagliaio veramente da spaziosissimo e molto spazio anche per chi si siede all'interno della vettura, sia davanti che dietro. Ripeto Marco, 2240 cavalli nel 2019 a 38.900 euro più passaggio, con 39.900 scarsi avete questa splendida vettura. Vettura compatta, vettura firmata, Vignale sarebbe uno stilista, come il nostro Giugiaro per intenderci, esatto. Perché anche noi stiamo capendo adesso tutte i vari segreti da dire per vendere le vetture. Ovviamente retrocamera, sensori davanti, sensori dietro, navigatori di ultima generazione, è una vettura veramente enorme, c'è le fighe, sono 21, ma questa è veramente una macchina che valuterei. Poi è facile vendere su 80 90 mila euro, bisogna essere capaci anche di avere qua vetture che con meno di 40 mila euro avete dei prodotti del genere. Un'altra star del salone, Mercedes Cabriolet. Non è Spider ma è Cabrio, quindi per quattro persone è l'ideale. 2190 cavalli in versione Sport, classe C, Sport scusate, del 2021, con soli 18.780 km, automatica, a 50,5 compreso il passaggio. Guarda che vettura, sembra un modellino in gigantino. Bellissimo questo, fa voglia di Miami, di andare a Miami. Ma pensa che ha persino, Miami, guarda dietro Marco, dalla cravatta qua, ha persino le ventole per chi è dietro. Nel bagagliaio. Questa è curata nei minimi dettagli. Mi parli un po' di quella Lexus lì? Lexus, il top della qualità nipponica che viene dal Giappone, è la marca, diciamo, la Mercedes della Toyota, insomma, fondamentalmente diciamo il marchio di lusso della Toyota, ecco, non mi veniva il termine adatto. Questa vettura anche lei ibrida con motore benzina ed elettrico, qui diciamo che chi conosce le vetture conosce anche quanto si alta la qualità di Lexus come finiture, come affidabilità del motore e così via. La linea è la classica linea appunto giapponese, molto estrema, però è anche molto piacevole. È stata una delle prime queste a essere a ibrida e benzina, eh? Esatto. Hanno creduto veramente. Sì, loro per primi hanno spinto su questa direzione. E qui parliamo di una vettura del 2021, 2150 cavalli, premium, hybrid e benzina appunto, con 6800 km a 29.900 euro. Cambio automatico ovviamente. Il prezzo è veramente interessante, sì, cioè uno qua è a posto, con 30.000 euro, che oggi sono tanti e sono pochi per un'autovettura, qua avete in mano veramente un prodotto da 50, da 40-45.000 euro, comodi.
Ford Mondeo, eccola qua. Questa è invece la vettura che piace a me. Vettura molto seria, vettura compatta, la vera station wagon. 49.000 km, che per quelle vetture qua è come essere semi nuove. 23.900 euro per il passaggio, con 24,5 avete questa splendida vettura, 2.180 cavalli, ST Line. Ma guardate che vettura! ST Line è la linea sportiva di Ford, più top di gamma, insomma. E anche qui gli spazi si sprecano, è la sorella maggiore della Focus Station Wagon, perciò bagagliaio enorme, cambio automatico appunto e tutti gli accessori più importanti che sono già di serie, una bella full option insomma. Che non è niente male, neanche, è anche soddisfazione di vendita. C-Max, che per la famiglia è l'ideale, ripeto, con 16.900 euro, veramente prezzi buonissimi, con 37.000 km, 1.125 cavalli Titanium, che è un motore meraviglioso, versione benzina, avete questo tipo di vettura, 16.900 euro, compreso il passaggio. Avete veramente una macchina spettacolare. Vi parli un po' di questa Focus, che è meravigliosa. Pensavo che era un'altra. Molto molto bella. È la Focus Station anche qui, però in una versione speciale, la Active, che appunto gioca su questi contrasti di colori esterni, con le finiture nere, e retrocamere, tutti gli accessori più importanti, tetto nero a contrasto, e poi tutti gli accessori che la caratterizzano. È una vera full option, è una 1125 cavalli del 2019, con 21.400 euro più passaggio, è tutta vostra. Con 22.000 euro hai una macchina del genere. Retrocamera, se non sbaglio, perché questa L'Active è veramente, eccola qua, retrocamera, sensori parcheggio, vettura rialzata, tetto nero, è meraviglioso. Cioè, abbiamo fatto un piccolo giro di 25-30 minuti, abbiamo visto le Toyota, abbiamo visto le Lexus, abbiamo visto le Mercedes, abbiamo visto le Ford, abbiamo visto, adesso andiamo a vedere anche la Toyota, anche quella, abbiamo visto le Mazda, abbiamo visto Alfa Romeo, abbiamo visto Fiat. Qui finalmente siamo arrivati a un livello di vendere tutte le vetture. Prego Marco. Che è anche bello vedere un po' di gioielli dentro nel salone. Aigo, ideale veramente per vettura, diciamo, fresca, perché è del 12 del 2020, quasi un 2021, 1070 cavalli, penso che sia anche ideale per il neopatentato, business, benzina, 24.680 km, a soli 13.300 euro, compreso il passaggio. Cioè, veramente costa di meno di una banda, 13.300 euro, compreso il passaggio. E io l'ho provata, perché non avevo la vettura, l'ho venduta, per due giorni l'ho usata. È veramente una macchina spettacolare. Colore bellissimo. Andiamo a vedere un po' questa vettura che mi interessa. Questa sarebbe la protagonista della Stelvio. Questa abbiamo praticamente la Mazda, vuoi parlare tu? Allora, questa qui sì, è una vettura, un altro SUV, bello spazioso. Sì, diciamo che magari proprio con Stelvio, insomma, qui si colpisce il cuore. No, ho svolto a parlare, se è stessa categoria di concorrenza, no, è un competitor. No, come dimensioni ci siamo. Stelvio della Stelvio. È una CX5 del 2020, con 180 cavalli, una 2.2 Executive, turbo diesel, 36.900 euro più passaggio, anche qui cambio automatico, 10.000 km, perciò una vettura semi nuova, interno in pelle, ritirata su uno stelvio. Esatto, gran macchina anche questa, comunque la Mazda. Oh, tutto contento qui, hai notato? Sì, ultimamente abbiamo, c'è la moda nel abbiamo parecchi, tra tetti aprivi e tetti neri ce ne sono praticamente una marea. E adesso andiamo a vedere il SUV che ha cominciato tutto. Andiamo a vedere il SUV che ha fatto l'epoca, ha fatto la storia. Sono avuti quattro. Ecco, questo qua è il vero sette posti, questo qua è del 2014. 138.000 km su questa vettura qua, sono veramente fuori rodaggio. Macchina a 500.000 km. 2.140 cavalli, 4x4 automatica, a 14,5 compreso anche 1.000 euro di passaggio. Ma è veramente una vettura ordinaria.
vedete qui 4WD, che 4x4, cambio automatico, questo è il top. Top di gamma. Ed è comoda come la Fremont, ce ne sono gran pochi, eh. Non so, farla vedere al nostro pubblico, perché veramente ci sono anche macchine belle sotto i 15.000 euro, Garantita ovviamente, taglia andata e tutto quanto. E abbiamo anche una bella Fiat 500 che non abbiamo visto di là. L'abbiamo venduta ieri, però noi abbiamo in casa altre simili, quindi possiamo mostrarla. Sì. E questa qua è una 1070 cavalli Connet, è un motore ibrido benzina, qui si parla di mild hybrid, quindi un piccolo motore elettrico che va in sostegno del motore benzina e permette di consumare meno, però permette anche di avere tutti i vantaggi della ibrida. A 16.800 km e viene 15.900 più passaggio. Però su Facebook, su internet abbiamo messo l'offerta per la diretta, viene 16.100 compreso il passaggio. Sono 400 euro di risparmio. Ed è un 2021, quindi è proprio di quest'anno. Quindi nebbia, la versione simile alla S, quindi molto sportiva, con i paraurti, con le prese d'aria, con i cerchi neri, insomma è molto bella come anche internamente. Abbiamo parecchi accessori, il schermo grande, l'interno avvolgente con i profili in pelle, volante sportivo tagliato sotto. Con questo direi che abbiamo visto praticamente tutto. Un saluto alle due Kuga che stavo vedendo parecchie, con 20.000 euro avete in mano vetture del genere, vetture garantite, vetture con 40-50.000 km di diversi colori, vetture veramente solide, vetture che quando vai senti in mano la vettura. Poi calcoliamo anche i tempi di ritardo del nuovo, che se ordini una macchina oggi non si sa quando arriva. Abbiamo veramente vetture in pronta consegna che un cliente può tranquillamente comprare e non aspettare la vettura 4, 5, 6, 7 mesi. Ovviamente abbiamo anche altre offerte a disposizione, che poi non possiamo concentrare tutte le auto in una sola sede, abbiamo ancora la sede storica in centro, che dove ci sono delle vetture, e la sede di Chiari, quindi abbiamo veramente tante vetture da farvi vedere, da farvi provare. Veniteci a trovare e vedrete che troveremo sia la vettura giusta che il metodo d'acquisto giusto, che possa essere contanti, che possa essere con finanziamento a tasso agevolato, o con noleggio, o con leasing, quello che volete. Noi siamo a disposizione, ma come diceva Marco prima, non vincoliamo nessuno ad acquistare in un determinato modo. Scegliete voi quello che più vi piace, che più fa il caso vostro. Abbiamo un'officina con diversi colleghi, abbiamo un magazzino ben fornito, abbiamo tutte le garanzie di questo mondo da fare, abbiamo le revisioni, siamo gommisti, abbiamo tutte le marche, abbiamo noleggi, ripeto, siamo full, cioè siamo qua per voi, senza problemi. Venite a trovarci e vedrete che andrete via soddisfatti e con la vettura giusta. Poi nessuno è perfetto, se sbagliamo chiediamo scusa, perché ovviamente oggi nel mondo di internet si fa la svelta anche a sbagliare, ma l'importante è però chiedere scusa e 99% trovare la soluzione, perché è facile parlare ma poi bisogna un attimino vedere anche il perché. Ne approfittiamo per farvi gli auguri, ovviamente siamo ormai a un passo dal Natale. Hai visto che ho il giubbetto rosso per il Natale? Hai visto? Sei in tema. Quindi ci vedremo poi ormai nell'anno nuovo con la prossima diretta e con tante nuove novità, perché non smettiamo di cercare, non chiuderemo mai, siamo sempre aperti, salvo ovviamente i pomeriggi della vigilia. Però le mattine, volevo dirtelo io, le mattine del Natale, della vigilia di Natale e del 31 mattina, noi siamo aperti fino a mezzogiorno. Quindi veniteci a trovare, quando se voi siete a casa e avete voglia di farvi un giro, noi siamo qui e ci vediamo. Ci mangiamo anche una fetta di panettone, oltre che vedere le vetture, insomma. Io penso che sono talmente stufi di mangiare. Esatto. Che un caffè va bene. Comunque niente, vi ringraziamo come sempre, perché se non c'è il cliente non c'è neanche tutto questo, e capiamo tutto. Veramente grazie dei numeri. Siamo a quante macchine quest'anno? Arriviamo sui 2.500 vetture e
ovviamente c'è stato un calo inevitabile causa pandemia, però sono numeri che danno grandi soddisfazioni. 2500 vetture consegnate, fatturate, non vendute, basta, già in strada. Sì, 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 più quelle che arriveranno. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Esatto. Quindi grazie di nuovo e che sia un 2022 strepitoso, insomma. Tanti auguri. Grazie.